Buonasera, sono lo chef Lucio Mele della bottega Signorini di Manfredonia. Oggi vado a realizzare un piatto tipico delle nostre zone con dei pomodorini coltivati qui nelle nostre terre. Ho scelto una varietà di pomodori diversa una dall'altro, quindi abbiamo un pomodorino blondi, un pomodorino dolly e un pomodorino quorum. E poi dopo utilizziamo questa passata di pomodoro ciliegione volare. Cerchiamo di utilizzare al 100% i nostri prodotti, quindi l'acqua del pomodoro, e questi sono dei pomodorini che li tagliamo a metà, li sistemiamo in placca con del sale grosso e con un po' di zucchero sopra, ecco qua, un po' di olio extravergine e un po' di timo limonato, ecco qua. Andiamo a mettere in forno a 150 gradi per circa 30 minuti. Il risultato è questo. Sono dei pomodorini caramellati, quindi c'è una concentrazione del suo gusto, del suo sapore. Nel frattempo andiamo a portare ad ebollizione l'acqua. Così ci andiamo a cuocere lo spaghetto. Per la metà della cottura dello spaghetto utilizzeremo l'acqua. Poi dopo andiamo a risottare in padella con l'acqua del pomodorino, che adesso facciamo la base. Aglio, basilico, peperoncino e olio. Io batto tutto a freddo. Allora adesso andiamo a fare un leggero soffritto per insaporire tutti gli ingredienti. Ecco qua. Qui nel frattempo sta facendo il leggero soffritto. Questo è uno spaghettone di farina di Senatore Cappelli. Finisco qua. Ecco, ci siamo quasi. Tolgo la padella dal fuoco, in modo che non bruciamo tutti gli ingredienti e li lasciamo più naturale possibile. Vado a eliminare l'aglio. Ecco qua, andiamo a mettere l'acqua del pomodoro. Mettiamo una puntina di sale, leggera, e portiamo a bollore. Nel frattempo aspettiamo che la pasta si cuocia. Andiamo a scolare la pasta, questa è metà della cottura, e andiamo adesso a risottare in padella. Così facendo abbiamo tolto un po' di amido in eccesso. Qui abbiamo fatto, con la passata di pomodorino volare, abbiamo fatto una maionese di pomodorino montata con l'olio extravergine. Questo è anche un piatto estivo, perché lo si può servire con della tartare di pesce. Il suo sughetto. Andiamo a sbriciolare tarallo, la parte croccante del piatto. Poi ci mettiamo sopra i nostri pomodorini, questo qui è quello giallo, rosso, arancione. Poi ci mettiamo la regina, un po' di stracciatella di bufala, ecco qua, senza esagerare. E poi fogliolina di basilico, un filo di olio e viva la Puglia!